grazie particolare alla misericordia, alla confraternita della misericordia per l'ospitalità in questo bel posto. E non è un caso, diciamo, che abbiamo chiesto questa disponibilità proprio perché la filosofia e lo spirito di questo percorso di collaborazione, di sinergia appunto con il tessuto associativo cittadino, ecco, ci spinge appunto a cercare sinergie non solo nelle attività ma anche negli spazi che vogliamo e possiamo condividere. E sono Alessio Sacci, sono il presidente di ASM Rieti e qui accanto a me ho il piacere di avere Elena Leonardi, la vicepresidente, e Michele Bernardini, che è il direttore, e Maurizio Nati, che è il funzionario che segue questo percorso, ma in sala con noi c'è anche Maurizio Camerini, sempre del Consiglio di Amministrazione, nonché, insomma, grazie a tutti quelli e quanti, diciamo, stanno collaborando a questo bel percorso, ASM Città Smart, che già in altre occasioni abbiamo presentato, ma siccome ci sono anche nuove persone, poi Elena presenterà e spiegherà benissimo. E, solo un breve cappello iniziale per condividere, ancora prima che ASM si forma Smart, diciamo, la filosofia con cui questo nuovo Consiglio di Amministrazione sta lavorando da settembre, da quando ci siamo insediati. Ovvero, lo avrete visto anche esemplificato nel nuovo logo aziendale, l'idea è di cercare di trasformare sempre di più l'azienda da un'azienda che da anni gestiva azienda dei servizi municipalizzati, dei servizi, diciamo, con una certa. Scarsa, un certo scarso rinnovamento, diciamo, anche nella qualità degli stessi, ha invece un'azienda che vuole trasformarsi, vuole guardare al futuro, aprire la partecipazione, ma anche ancora prima, insieme alla partecipazione, investire nei servizi per migliorarli e per renderli sempre più efficienti, innovativi ed ecologici. Perché appunto l'ecologia è sempre più un tema che non è residuale o marginale per la vita comunitaria o per le attività umane, ma è sempre più un tema trasversale a tutte. Tant'è che appunto il nuovo logo, lo dicevo prima, l'avrete visto, cerca di trasformare l'azienda dei servizi municipalizzati in un'azienda che diciamo, rappresenta le tre iniziali in ambiente, salute e mobilità. Cioè appunto nella misura di trasformare la raccolta dei rifiuti, che questa puramente era organizzativamente, invece in un'ottica di ambiente e sostenibilità, appunto di trasformazione, di aumento delle raccolte differenziate e di impegno nel settore del riciclo, ha il tema appunto della salute come appunto una visione integrata della salute in cui ci impegniamo anche nella formazione, nella prevenzione e qui sono tante iniziative e questa di stasera, diciamo, incentrata sul tema della salute che dopo andremo a rappresentare e appunto non più un'idea solo di trasporti, ma un'idea di mobilità in cui cerchiamo di erogare servizi di mobilità sostenibile alla città e di migliorarli sempre di più e anche qui sono molte le iniziative che abbiamo preso e altre che abbiamo in cantiere. E dicevo che da una parte appunto un'azienda che cerca di rinnovarsi nella qualità e negli investimenti, dall'altra cerca di rinnovarsi anche nel cercare di costruire sinergie sul territorio perché è un'azienda che è al servizio del territorio, è un'azienda che è di maggioranza del comune di Rieti, quindi è un bene comune del comune e dunque dei cittadini e al suo servizio e per i cittadini cerca di costruire qualità. E infatti il motto di ASM si fa smart e del nuovo luogo è anche la qualità al centro e il benessere al centro, diciamo, delle attività aziendali. Abbiamo sull'igiene lavorato fin da subito, ideando, strutturando delle giornate ecologiche, quindi proprio pochi giorni fa abbiamo fatto il nuovo calendario che trovate sul sito internet e stiamo divulgando, quindi degli spazi della città in cui andiamo a costruire dei servizi in cui periodicamente eroghiamo il servizio di raccolta dei rifiuti elettrici, elettronici, degli ingombranti, quindi per diminuire gli abbandoni, ma al contempo cerchiamo di erogare un contributo a questo servizio ecologico, appunto dando dei buoni sconto per le farmacie, perché l'idea è appunto quella di costruire una sinergia, oltre che col territorio, tra i settori dell'azienda che spesso vedevamo come suddivisi un po' in maniera anche poco sinergica.
Lo stesso tema dell'ecologia, che è il settore, il filo comune che vogliamo appunto unisca per primo i settori della mobilità, della raccolta dei rifiuti e della salute, è anche l'idea che abbiamo fatto innovando e inserendo prodotti ecologici sulle farmacie di ASM. Quindi siamo partiti dai pannolini lavabili, dai detersivi alla spina, che trasversalmente ci aiutano a ridurre i rifiuti, quindi a costruire anche un'idea di ambiente migliore. Siamo partiti da poco, ma pensate quanto a volte basti poco per fare non solo notizia, ma anche per fare bene, perché proprio pochi giorni fa non un'azienda farmaceutica di scarsa importanza, bensì l'azienda farmaceutica delle 50 farmacie comunali del Comune di Roma ci ha contattato appunto chiedendoci informazioni e supporto per questo servizio, diciamo, un po' innovativo che abbiamo voluto fare, cercando di inserire i temi dell'ecologia nella farmacia comunale come un'idea appunto di prevenzione anche e di salute a 360 gradi. E fra l'altro proprio in questi giorni abbiamo inserito, proprio stamattina abbiamo inserito come prodotti nuovi nelle farmacie anche prodotti vegani, quindi per unire l'aspetto commerciale, che è importante, della farmacia, ma anche con un aspetto sociale e di divulgativo di appunto prodotti ecologici. In questo caso appunto i vegani, sappiamo, appunto solo coloro che oltre a non mangiare carne non mangiano neanche derivati animali, e quindi hanno tutta una serie di prodotti loro dedicati, che però sono aperti a tutti e a una divulgazione sempre maggiore che l'azienda vuol fare. E l'iniziativa che presenteremo e che divulgheremo stamattina è un'iniziativa che cerca di promuovere in sinergia con il territorio e con le associazioni. Qui sia Elena che Maurizio hanno fatto degli incontri specifici con le associazioni, che sono andati molto bene, di cui parleranno dopo, che vogliono andare a unire il discorso della mobilità sostenibile, in questo caso pedonale, quindi delle passeggiate, con l'idea di prevenzione della salute, in questo caso appunto denominate passeggiate del cuore. E quindi l'idea è quella di, come abbiamo detto fin dall'inizio, di rendere smart l'azienda, da una parte pensando al benessere della città e del cittadino, dall'altra legando i settori dell'azienda, dall'altro costruendo sinergie con il tessuto associativo. Quindi smart come inteso rapidità, come innovazione, come modernità, come sostenibilità. Il contributo delle associazioni non è un contributo che ricerchiamo per un sostegno a prioristico, no, vogliamo appunto costruire un percorso insieme, quindi il contributo che chiediamo è un contributo progettuale, propositivo, e lo abbiamo fatto già sull'ambiente, lo stiamo facendo sull'ambiente, oggi lo facciamo in particolare sul tema della salute e lo faremo prossimamente sul tema della mobilità e dei trasporti. E molte, diciamo, sono già le iniziative che dicevo, su alcune ne accennavo prima, abbiamo in cantiere, molte altre sono, e molto più importanti, diciamo, quelle che abbiamo in programmazione per i prossimi mesi e per l'anno prossimo, però ecco, queste iniziative sono dicevo solo il segno e alcuni semi che abbiamo iniziato, con qualche germoglio che iniziamo a vedere, di quell'idea nuova di aziende e di servizi per la città che vogliamo coltivare. E davvero il vostro contributo da cittadini, da associazioni, è davvero importante e lo vogliamo alimentare sempre di più, perché è davvero interesse dell'azienda costruire percorsi per il territorio e con il territorio. Quindi qualsiasi altra iniziativa di vostro interesse, di vostra propositività, è davvero non solo ben accetta, ma accolta con grande interesse per costruire appunto un'azienda sempre più partecipata e sempre più al servizio di questo territorio. E questa è un po' anche la scommessa di chi, non solo a Rieti, ma insomma in tante città italiane, sta cercando di valorizzare il servizio pubblico, svecchiandolo, tra virgolette, un po' rispetto a modelli del passato dove si vedeva il pubblico come dei carrozzoni, ma cercando all'incontrare di vedere nel pubblico quell'interesse collettivo che la collettività può davvero incidere a coltivare
e a preservare invece, ecco, da meccanismi che a volte preservano poco la comunità, diciamo in alcuni settori come appunto la salute o l'ambiente, da appunto che in alcune città dove invece hanno prevalso logiche di privatizzazione, poi la comunità ne ha subito gli effetti con magari aumenti dei prezzi, con minore tutela per i lavoratori, con minore qualità del servizio. Noi invece, ecco, cerchiamo di preservare la pubblicità, tra virgolette, di questi servizi, ma senz'altro la comunità deve sentirseli suoi per cercare di avvicinarli sempre più alle esigenze e ai bisogni reali della città. Quindi grazie a tutti, perché davvero in questi mesi da una parte, ecco, mi avete fatto sentire reatino, quindi sia in azienda con i lavoratori sia in città nelle iniziative che abbiamo fatto, e davvero, ecco, voglio complimentarmi con chi, diciamo, in azienda sta dedicando anima e corpo a a far funzionare questo percorso, e lo vediamo, è solo un segno tra i tanti segni che possiamo cogliere, diciamo, da chi appunto anche sul nostro sito settimanalmente informa con questa rubrica che dopo andiamo a illustrare sulla salute. Ecco, sono tantissime le idee, le iniziative, e ancora di più quelle che possiamo alimentare e far crescere. Quindi grazie, e grazie per essere qui, e grazie a tutti per essere sempre di più e sempre più attivi. Buonasera, benvenuti, benvenuti a questo terzo appuntamento di ASM Si Fa Smart. Molti di voi ormai sanno in che cosa consiste questo progetto di cittadinanza attiva per la ridefinizione dei servizi pubblici che eroga ASM. Per chi, insomma, per qualcuno che invece è nuovo, mi fa piacere vedere che ci sono dei volti nuovi questa sera. Dico in due parole che, appunto, come ha detto il Presidente, ASM ha intenzione e sta effettivamente progettando, riprogettando i servizi, quindi sia sul tema dell'ambiente che della mobilità che della salute, e ha deciso di farlo in un modo nuovo, cioè coinvolgendo sia il personale interno all'azienda, sia le consulte, i cittadini e le associazioni. In definitiva, coloro che operano concretamente e che erogano i servizi e che conoscono le criticità dei servizi stessi, e coloro che ne fruiscono e che quindi vedono l'altra faccia della medaglia e hanno la possibilità di fornire delle indicazioni che per noi sono preziosissime per migliorare i servizi stessi. Abbiamo quindi avviato un percorso, un primo incontro che era quello di presentazione del progetto, c'è stato il 24 febbraio. Abbiamo poi avuto un incontro il 7 aprile specificamente sull'ambiente, nel quale abbiamo fatto anche delle anticipazioni sul porta a porta, sul quale starà lavorando il dottor Rafael Rossi, che abbiamo il piacere di avere qui anche questa sera. Il tutto per arrivare ad una cooperazione, quindi ad una coprogettazione che tenga conto di tutto quanto emerge nel corso di questo percorso, e che arrivi ad una definizione che poi di un progetto e quindi di un nuovo modo di vedere il servizio, i singoli servizi che poi verranno presentati alla cittadinanza. Tutto questo in un percorso di interazione continua. Sotto questo profilo è sicuramente preziosissimo il lavoro, il contributo delle associazioni. Io ho avuto il piacere in questi ultimi tempi, proprio nel dedicarmi un pochino di più al settore della salute, di incontrare molte associazioni che poi più in là vi dirò, più in là nella serata, nel momento in cui parleremo più specificamente appunto di che cosa stiamo facendo e di che cosa stiamo progettando. E ho avuto la stessa
reazione che ho sempre, quando anche in passato ho avuto a che fare con l'associazionismo, e cioè le associazioni sono sempre capaci di produrre qualcosa di bello e di interessante e di prezioso. L'incontro e il confronto con le associazioni è sempre particolarmente fecondo e ricco. E soprattutto io credo che così come stiamo molto ben lavorando appunto nel settore della salute per istituire le giornate della salute, io credo che la collaborazione delle associazioni sia fondamentale anche negli altri settori, e quindi questo è proprio un invito che da questa riunione parte alle associazioni, per collaborare non solo nel settore appunto della salute, ma anche in quello della mobilità e dell'ambiente. Avremo sicuramente bisogno di tutti nel momento in cui andremo a fare il porta a porta, esteso a tutta la città. È un passaggio importante, è un passaggio delicato che secondo me va aiutato, e veramente c'è bisogno della collaborazione di tutti, proprio per far sì che se ne colgano gli aspetti positivi, si superino quelle piccole problematiche che ci possono essere all'inizio in questo tipo di nuovo raccolta, che è appunto quella differenziata, che per ora caratterizza soltanto una piccola parte della città, ma che noi vogliamo estendere a tutta la città. Prima di passare proprio a quello, ad illustrarvi quello che stiamo facendo nel settore della salute, io passerei la parola al direttore, a me, Michele Bernardini, e gli chiedo di intervenire per raccontarci che cosa succede, che cosa è successo all'interno dell'azienda a partire appunto dal percorso di coprogettazione con le associazioni, e quali sono i prossimi interventi. Allora, grazie Elena per la parola, un ringraziamento a tutti i presenti. Io sono Michele Bernardini, sto qui da circa un annetto ormai qui a Rieti e ho iniziato a prendere visione di questa azienda, ad entrare nelle complessità e nel rapporto con la città. Devo dire, con questo nuovo consiglio di amministrazione abbiamo avuto un po' tutti in azienda la possibilità di esprimere al meglio le nostre potenzialità e offrire un servizio alla città che via via comincia a dare i primi risultati, non fosse altro anche l'esempio che abbiamo avuto in questi giorni del rinnovamento, anche se parziale, della flotta dei veicoli per il trasporto urbano. Noi abbiamo messo in cantiere tante iniziative con un grande sforzo, una grande partecipazione di tutti quanti i collaboratori, e io mi sento veramente di ringraziarli tutti uno a uno. Adesso dobbiamo fare il passo successivo, che è quello di cercare la collaborazione dei cittadini, e quindi per tramite di voi, per tutte le associazioni che rappresentate, per i singoli cittadini, cercare di costruire un modello proprio di società estesa, quindi di ASM che si allarga a tutta la città, che riesca a dare sempre più forza a queste iniziative e renderle sempre più vicine a ogni reatino. In particolare cerco brevemente di rifare un piccolo riepilogo di quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare, e sempre con lo spirito di prenderlo questo come impegno nei confronti della città e quindi anche come stimolo poi a rispettare i calendari che ci diamo e gli impegni che ci diamo, insomma. Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo già accennato a questo discorso di rivedere la flotta, perché purtroppo era una flotta che veramente rappresentava grosse criticità, dove i guasti dovuti alla velocità dei mezzi avevano dei riflessi anche pesanti sul servizio. E non di rado, nonostante il grosso sforzo, magari non riuscivamo a garantire al 100% quello che era il nostro impegno con gli utenti. E quindi rinnovare la flotta è stato un primo passo. A questo ovviamente abbiamo organizzato anche, abbiamo affiancato anche una riorganizzazione delle procedure interne e delle officine, affinché questo permettesse di garantire una maggiore presenza di mezzi in servizio, pur se nei limiti ovviamente del parco che avevamo. Oggi abbiamo messo il primo tassello, e speriamo che ne seguano degli altri, anche perché tutte queste attività ovviamente richiedono anche un grosso sforzo economico e finanziario,
e l'azienda, pur se solida, però è un'azienda come tutti quanti, ovviamente in periodi di grossa difficoltà, che ovviamente deve fare i conti con le proprie risorse, e come in una famiglia bisogna affrontare le priorità in maniera graduale, cercando di sciogliere i nodi principali, che poi via via questi nodi sciolti diventino anche volano per poi riuscire a fare progetti più ambiziosi. Sempre sulla mobilità vorremmo rivedere tutto il sistema delle linee, perché la nostra, diciamo, sensazione nel verificare l'attuale rete è che ormai è una rete un po' datata, che magari era frutto di esigenze di anni passati e oggi non è più vicina a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Questo in particolar modo, oltre che non fornire un servizio di qualità, genera anche una disaffezione al servizio del trasporto pubblico locale, perché se non c'è un trasporto pubblico locale efficiente viene istintivo prendere la macchina propria. Quindi noi dobbiamo in qualche modo cercare di ridisegnare questa rete, puntare magari su alcuni, diciamo, su alcune rivisitazioni di alcuni tratti magari non importanti e fondamentali per il servizio, però aumentare la frequenza sulle tratte dove c'è richiesta, in maniera di avvicinare sempre più il servizio al cittadino e far scoprire che esiste un servizio pubblico che veramente può essere alternativa all'auto, e quindi questo con grosso beneficio per l'ambiente e per tutti noi. Questa riorganizzazione è un buon punto. Noi già a giugno, nella prima metà di giugno, dovremmo aver definito delle bozze di progettazione. Sulla base di queste bozze, delineate dall'analisi ovviamente del territorio, dall'analisi dei nodi da unire, quindi facendo fatto una rilevazione puntuale di dove sono i luoghi di interesse principale, dove ci sono le maggiori concentrazioni, suddivise anche per fasce di utenti, e questo incrociandolo con i dati dell'anagrafe, che poi sono gli stessi dati che stiamo utilizzando anche per il porta a porta per poter dimensionare i servizi, affinché noi riusciamo a rivolgerci alle fasce che più hanno bisogno del trasporto pubblico locale, che in prima istanza sono i giovani, soprattutto in età scolare, e magari le persone un po' più mature e un po' più avanti con l'età. Però sempre puntando al fatto che se riusciamo a dare un servizio efficiente e sul quale poter contare e renderlo competitivo col trasporto privato, come tempi anche di trasferenza, è ovvio che potremmo, diciamo, estenderlo anche a quelle fasce che normalmente sono a meno portate a utilizzare il mezzo pubblico. E per facilitare l'uso del mezzo pubblico abbiamo istituito anche l'acquisto dei biglietti per via telematica tramite smartphone, con l'applicazione Fonzi, di cui forse, spero, insomma, ne avete sentito parlare e magari qualcuno ne ha fatto anche uso. E questa l'abbiamo unita anche andando fuori dalla nostra azienda. Hanno finito tutti gli adesivi, insomma c'è effettivamente interesse, quindi molti, comunque si può acquistare su internet, credo che sia gratuito l'invio facendo il pacchetto, il portafoglio, diciamo, sì, per l'acquisto. Praticamente è un'applicazione che uno scarica da internet e l'adesivo di Fonzi, allora Fonzi permette, andando fuori quello che è il mondo SM, ma su nostra iniziativa, quindi è stata SM che è stato promotore, abbiamo coinvolto anche la Saba, quella che gestisce i parcheggi, perché ovviamente la mobilità va vista come sistema integrato, e quindi parcheggio e mezzo pubblico. E l'adesivo serve per metterlo sulla macchina nel momento in cui uno parcheggia nel parcheggio a fascia blu. L'applicazione è scaricabile dallo smartphone, basta digitare Fonzi, uno la trova e la scarica, insomma. Si può acquistare con carta di credito, PayPal, quindi è facilissimo, uno può ricaricarlo sia per acquistare i biglietti dell'autobus, ma anche per il parcheggio. L'adesivo serve per metterlo sulla macchina in maniera che il vigilino che controlla il parcheggio vede che quella macchina ha l'adesivo Fonzi e quindi può controllare se è stato pagato quel parcheggio. Però anche chi non avesse fatto in tempo a prendere l'adesivo o altro non c'è assolutamente problema, perché i vigilini hanno in mano un palmare che si collega con la centrale e che quindi sa se quella macchina ha pagato o no il biglietto e se è iscritta. Quindi in assenza di biglietto il primo controllo vedono se sta nella nostra banca dati.
E questo, ripeto, è stato uno sforzo di ASM che ha coinvolto anche la Saba, perché ovviamente noi pensiamo in un'ottica integrata di relazione con tutti gli attori presenti sul territorio. E riprogettare la linea prevede poi anche in futuro, diciamo un pochino più lontano, mentre la riprogettazione è prevista per prima dell'estate, anche la realizzazione di un sistema di palline intelligenti. Oggi la mobilità per il trasporto persone è fatta da sistemi molto avanzati, dove praticamente c'è la tracciabilità di tutto quello che viene fatto, i percorsi dei pullman, la rilevazione puntuale. Tutto questo può essere integrato anche con sistema di palline intelligenti, che sono sostanzialmente quelle che danno l'indicazione fra quanti minuti arriva l'autobus, che ormai anche in molte città, insomma, ci capita di incontrare. Pure qui ci sono soluzioni diverse, si va dalle soluzioni più spinte, dove c'è la palina, che ovviamente sarà messa nei posti principali, dove hai proprio il banner luminoso che scorre e ti dice quando arriverà l'autobus, fino a soluzioni, diciamo, intermedie, magari nelle zone meno frequentate, dove si possono mettere i QR code sulle paline e col semplice smartphone uno può collegarsi poi e sapere quella linea, quel pullman, quando arriverà. Della serata, se ci puoi dire proprio rapidamente due cose sul settore dell'ambiente. Sì, per quanto riguarda invece l'ambiente, l'obiettivo a breve è quello di estendere porta a porta a tutta la città. Anche qui diventa fondamentale il rapporto con la città e quindi il rapporto esteso per tramite delle associazioni, perché il porta a porta non è soltanto un modello organizzativo che mette in atto l'amministrazione comunale per tramite della società, ma deve essere un cambiamento proprio culturale che deve investire noi tutti. Quindi ci servirà un grosso aiuto per fare quella che è proprio la divulgazione, l'informazione al cittadino, e quindi le associazioni su questo saranno fondamentali e avranno un ruolo fondamentale. E con l'obiettivo proprio di cambiare modello culturale, perché il porta a porta, pure se non riusciamo a distribuire i secchietti a tutti quanti, riusciamo a fare tutti i passaggi puntuali, se però se non c'è la collaborazione del cittadino che non è sufficientemente informato, ovviamente non dà i risultati sperati. Nell'immediato però anche su igiene urbana abbiamo attivato delle campagne come quella delle giornate ecologiche, che sostanzialmente mirano a due obiettivi. Il primo è quello di evitare l'abbandono dei rifiuti, perché noi abbiamo trovato delle situazioni di vero degrado per cui le persone abbandonavano i rifiuti quando inspiegabilmente c'era il centro di Casapenta dove poterlo conferire. E io mi domando, quando uno lo deve caricare in macchina e buttarlo in una campagna, perché magari non lo porta a un centro autorizzato. E quindi ci siamo avvicinati al cittadino con le giornate ecologiche, facendo addirittura una calendarizzazione mensile fino a fine anno. E poi l'altra cosa importante sulle giornate ecologiche, queste sono preliminari pure per il discorso del porta a porta, perché il giorno in cui ci sarà porta a porta tutta la città non avremo più il cassonetto dove buttare tutto. Magari il televisore è difficile buttarcelo, ma il piccolo elettrodomestico, altri oggetti che non fanno parte della raccolta differenziata, ovviamente debbono trovare un altro tipo di raccolta, e questo è tramite sempre il centro di Casapenta oppure le giornate ecologiche. Quindi rinnovando questo invito a una collaborazione sempre più stretta, perché gli obiettivi si raggiungono in gruppo, cioè i singoli non vanno da nessuna parte, sia nei team, ma a maggior ragione una società complessa come una città delle dimensioni di Rieti, perché comunque ha delle complessità, il mio veramente è un invito di cuore a rinnovare questo rapporto continuo. Per il porta a porta, allora noi speriamo di riuscire a avviare il porta a porta a tutta la città, escluso forse la parte del centro storico, dove dobbiamo studiare degli accorgimenti particolari, perché comunque il centro storico di Rieti è un centro di notevole pregio, quindi insomma introdurre il porta a porta va fatto in dovuti modi, entro la fine dell'anno praticamente a tutta la città sostanzialmente. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Possibilmente iniziare da prima dell'estate? Sì, l'obiettivo a brevissimo, io quasi quasi tengo le dita incrociate perché ho sempre paura, però stiamo lavorando per partire prima dell'estate, almeno con un lotto, diciamo, che riguarda il completamento di un'area dove abbiamo
diciamo, delle esigenze oggettive anche per gli abbandoni incontrollati, per vicinanza a altre aree che fanno già il porta a porta e che quindi subiscono i fenomeni della migrazione dei rifiuti. Cioè io per non fare il porta a porta, la migrazione dei rifiuti, prendo il sacchetto, lo vado a buttare al cassonetto magari del quartiere vicino che ancora non lo fa. Ripasso la parola a Elena e vi ringrazio. Grazie Michele. E, a questo punto andiamo nel vivo del nostro incontro per parlare di quello che abbiamo già realizzato e che vogliamo realizzare e che stiamo realizzando nel settore della salute con il gruppo delle farmacie. Quindi passo la parola a Maurizio Nati, che è il coordinatore del progetto e ha seguito in particolar modo questo gruppo. Sì. Allora, buonasera a tutti. Come aveva introdotto la nostra vicepresidente, il lavoro ASM si fa smart si è svolto seguendo due filoni, due canali. Da una parte c'è stato un lavoro fatto dal gruppo interno che per le farmacie è stato molto partecipato, al punto da poter consentire anche la strutturazione di un gruppo redazionale. Quindi quello che oltre a tutta una serie di iniziative che adesso andremo a vedere. Le nostre farmacie, come potete vedere dalla slide, sono presenti su tutto il territorio del comune di Rieti e ce n'è una appunto in Viale Matteucci, l'altra di fronte al centro commerciale Futura. Una farmacia sta nel comune di Città Ducale, a Santa Rufina di Città Ducale, e l'altra è in un quartiere diciamo periferico di Rieti che è Quattro Strade. Quindi la copertura è molto capillare sul territorio di Rieti attraverso queste quattro farmacie. Dicevo prima il gruppo di lavoro interno. Queste sono solo alcune delle dottoresse che diciamo collaborano internamente al progetto ASM si fa smart per la salute e con le quali diciamo e attraverso le quali siamo riusciti ad attivare appunto una serie di rubriche nuove per quanto concerne il sito internet. Uno dei canali infatti che siamo riusciti a potenziare attraverso la strutturazione di questo gruppo di lavoro interno è stato proprio il gruppo redazionale, che permette con cadenza settimanale di pubblicare sul sito internet delle farmacie, nella sezione delle farmacie, ogni lunedì un articolo a tema su quelli che sono diciamo, le problematiche riferite, linee guida diciamo, relative alla salute. Io ho fatto uno screenshot della pagina della rubrica Il farmacista consiglia. E qui vedete i primi due articoli parlano appunto del discorso degli integratori piuttosto che della cellulite e degli inestetismi. Quindi questa rubrica vi invito a consultarla settimanalmente perché ogni lunedì troverete, grazie alla collaborazione preziosa delle nostre dottoresse, un nuovo articolo. La partecipazione appunto di questo gruppo, che è composto da 10 dottori, ha consentito anche di istituire una nuova sezione che ha un primo articolo è partita lunedì ed è la sezione Igiene e Bellezza in Farmacia, che viene seguita sempre dai dottori e in aggiunta ci sono degli spunti che vengono forniti dagli addetti dei reparti dermocosmesi, che sono diciamo, personale qualificato per trattare aspetti legati al come tenersi in forma, alla vendita delle creme e quant'altro. Un altro elemento che è stato introdotto recentemente nelle farmacie e che è stato potenziato è l'avvio di una serie di iniziative gratuite per sensibilizzare i reatini e dare la possibilità di fare una serie di controlli a livello di controllo dell'udito piuttosto che consulenza gratuita per un corretto stile alimentare con una dietista, e inoltre c'è la possibilità appunto
di recarsi nelle nostre farmacie per fare un'analisi della pelle e del capello, il tutto in modo gratuito. L'elenco del e quindi il calendario delle iniziative lo potete trovare anche nel foglietto che vi è stato consegnato e dove sono riportate anche le offerte. Diceva prima il Presidente l'attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità. Ecco, anche attraverso le farmacie l'intenzione è quella di andare sempre più verso l'introduzione di prodotti, linee di prodotti che abbiano poi un basso impatto ambientale, diciamo, nella produzione di rifiuti. Per esempio è stata introdotta la dispensazione del farmaco dei saponi alla spina, che riduce il consumo di confezioni, piuttosto che finalmente anche a Rieti i pannolini lavabili. Prima qualcuno li doveva comprare su internet, adesso è possibile trovarli nelle nostre farmacie. E non mi ripeto su quella che è la linea vegana. Un altro aspetto che abbiamo curato, perché comunque le farmacie municipali nascono anche nell'ottica di adempiere a un ruolo sociale, no? Oltre che di semplice dispensazione del farmaco, e consentire l'accesso alla cura a tutti, è anche quella di pubblicizzare, di promuovere le iniziative, i prodotti in offerta attraverso sempre l'opuscolo che vi è stato consegnato oppure accedendo al sito internet, dove, diciamo, anche lì c'è la possibilità di consultare i prodotti in offerta. Quindi questo è il lavoro fatto internamente. La richiesta di partecipazione che noi facciamo alle associazioni, ed è il motivo per il quale abbiamo appunto richiesto e vi abbiamo invitato, abbiamo richiesto la vostra presenza, è un motivo un po' più ambizioso e che richiede però appunto la partecipazione di tutti. Ed è quello di costruire tutti quanti insieme un percorso che abbia come filo conduttore unico la sensibilizzazione dei reatini all'assunzione di un corretto stile di vita sotto il profilo del movimento e dell'alimentazione. Quindi l'idea è quella, appunto, attraverso la vostra collaborazione, di costruire un percorso che abbia, per esempio, nel caso del movimento, diciamo come tema centrale quella dell'avvio di una serie di iniziative di livello ludico ricreativo. Non parliamo di attività agonistiche, chiaramente, però tutto quello che può diciamo contribuire, parliamo di movimento in questo caso, a sensibilizzare appunto all'importanza del movimento, di quanto è importante camminare a piedi piuttosto che in bicicletta, questo è un passaggio che vorremmo fare e costruire con una continuità assieme al supporto di tutte le associazioni, perché insieme si riesce appunto a dare quel valore aggiunto che è la continuità, piuttosto che un'iniziativa estemporanea che può lasciare il tempo che trova. Noi, attraverso un primo approccio con una serie di associazioni che abbiamo incontrato con la vicepresidente, abbiamo già pensato ad un passeggiata che si potrebbe, anche qui avete pure voi, diciamo, il foglio, la piantina riferita appunto alla prima passeggiata. L'idea è quella di andare a fare una passeggiata che, partendo dalla piazza Angelucci, quindi dalla farmacia, di fronte alla farmacia Asma 2, si snodi lungo il percorso della pista ciclabile, che è un percorso, diciamo, che ben si presta anche a fare passeggiate, e accessibile a tutti, è aperto a tutti perché è di facile presenta difficoltà di sorta. È una lunghezza 3 km, insomma, che è una lunghezza congrua. E il percorso, lo vedete, è un percorso che diciamo consente anche di passare in zone interessanti dal punto di vista paesaggistico della nostra Rieti. Alla fine alla fine della passeggiata, che appunto inizierà alle 10, torneremo in prossimità dell'11 giugno
che ho detto? No, le 10, manca il giorno. Ah, sì, l'11 giugno alle 10. E a fine della passeggiata arriveremo al parco messoci a disposizione dall'associazione Musicologiamo, che per quell'occasione costituirà un vero e proprio parco della salute. È un parco dove le associazioni che supporteranno l'iniziativa e che saranno interessate a costruire in appresso questo percorso assieme a noi potranno avere la possibilità di avere un loro corner informativo dove esporre le loro peculiarità, la loro mission, i loro documenti, ognuno diciamo per appunto il settore di pertinenza. Certo. E quindi ecco, l'aspetto importante di questa sera è quella di diciamo, invitare tutte le associazioni a vederci, ad incontrarci per cominciare ad avviare un progetto che abbia questo filo conduttore che è importante, il benessere di tutti i radini, parliamo insomma poi di noi radini. Certo. Grazie Maurizio. Sì, l'idea che ci è venuta, in particolare che è venuta a Maurizio, quindi a lui va il merito di averla pensata per primo, e che abbiamo intenzione di realizzare, è quello appunto di istituire delle giornate fisse della salute con una cadenza periodica da stabilire e che consentano magari delle appunto camminate più che passeggiate, no? Perché, e questo magari ce lo potranno spiegare già alcune persone all'inizio della camminata che andremo a fare l'11 giugno, perché il camminare abbia un effetto positivo è necessario che abbia delle piccole regole da seguire e quindi per esempio delle persone ci possono introdurre a questo, proprio per aiutarci a ricavare il meglio da queste camminate, passeggiate, non le possiamo chiamare passeggiate, ma di fatto poi diventano delle camminate insieme. E l'idea è quella di partire da questa giornata tutti insieme, ovviamente aperta a tutti, dell'11 giugno, con il percorso che ci ha illustrato Maurizio, per poi appunto invece organizzare anche con le singole associazioni che hanno ognuna una caratteristica, una specificità, delle passeggiate, delle camminate a tema, con cadenza periodica. E questo, come diceva Maurizio, per abituarci a vedere anche diversamente questa nostra città, a gustarla diversamente, a capire che è una città che consente lo spostamento a piedi facile, che e quindi uniamo diciamo l'aspetto piacevole all'aspetto positivo per la nostra salute. E poi è uno stare insieme, è un momento sociale, è il fatto di magari imparare cose nuove e abbinare anche appunto alcune informazioni sull'aspetto della salute, che possono provenirci anche da fonti appunto autorevoli e che insomma ci possono aiutare attraverso un momento fondamentalmente ludico ad acquistare uno stile di vita migliore. Ora, questo primo appuntamento, noi come diceva Maurizio abbiamo già incontrato molte associazioni, altre le incontreremo, sono già in contatto con noi. Per questo primo appuntamento io desidero ringraziare in particolare alcune associazioni che ci stanno, che contribuiranno direttamente a questa iniziativa dell'11 giugno, in particolare appunto la Misericordia Rieti per l'ospitalità di oggi, ma anche perché ci accompagneranno nella passeggiata con un personale dotato per esempio di defibrillatore, quindi sarà una passeggiata cardioprotetta. Musicologiamo con Antonio Sacco, che
oltre appunto a darci il supporto logistico con quindi mettendoci a disposizione il parco antistante la farmacia ASM2 che diventerà quel giorno Parco della Salute, consentirà anche alle altre associazioni, come abbiamo detto, di avere dei punti per spiegare il proprio operato. Un grazie a Vicky Rieti e al Sentiero Planetario con Francesco Battisti e con Lorenzo Franceschini e il CAI con Francesco Battisti per il contributo nella realizzazione del percorso. Il gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato che ha messo a disposizione un osteopata, un fisioterapista, anche per una sensibilizzazione, un'attività di sensibilizzazione all'importanza di un corretto movimento. L'associazione LILT Rieti con Flavio Fosso, Enrico Zepponi, che sarà presente con del materiale informativo per una corretta alimentazione. L'Arci Rieti, che stasera con Valeria Varacchiola, che stasera non poteva essere presente, ma che farà l'assistenza come associazione lungo il percorso della passeggiata. Libera Rieti, stasera c'è qui Annalisa Ciancarelli per il supporto all'organizzazione e in quell'occasione loro potranno esporre dei prodotti biologici coltivati in terreni sottratti alla mafia. E l'associazione CESB Rieti con Francesca Curini per l'attività di divulgazione di questa già dell'iniziativa odierna, ma anche per quella che farà per la partecipazione alla passeggiata o camminata, diciamo, dell'11 giugno attraverso l'invito alle varie associazioni di volontariato del terzo settore. Outdoor Rieti con Aldo De Michele perché ci potrà avvicinare al mondo del North Walking con delle attività dimostrative. Ma le associazioni che abbiamo contattato, che ci hanno dato la loro disponibilità, non sono finite qui. Abbiamo il Comitato Provinciale dell'AIX con Stefano Pecci, il Comitato Provinciale del XEN con Armando Cavallari, l'associazione ITER ART con Elisa Bitossi, l'associazione Anima e Acqua con Barbara Romiti, l'associazione Luna Blu con Donatella Rosati, Informa Giovani sempre con Antonio Sacco, gli amici del Cammino di Francesco con Nazareno Figorilli, la pastorale per la sanità. Non so se ho dimenticato qualcuno, se l'ho fatto magari alzate, colmiamo la lacuna. Ci sono sicuramente altre realtà che contatteremo, che ci hanno in qualche modo appunto hanno prestato attenzione a questo nostro progetto, a questo nostro programma. L'idea, come dicevo, è quella di partire subito. Adesso è la stagione, è il momento, è inutile cercare adesso di perdere tempo a cercare la cosa perfetta. Partiamo con questa passeggiata, cerchiamo di essere tanti, cerchiamo di passare una bella mattinata insieme e sicuramente avremo modo poi di fare altre iniziative con appunto anche tenendo conto delle singole associazioni e soprattutto di quello che ogni singola associazione porta di specifico in questo che è il settore ampio della salute e della qualità della vita, del miglioramento del nostro stile di vita. Io voglio anche ringraziare la dottoressa Angelucci che si è stata molto attiva e che adesso è in pensione e che quindi diciamo ci lascia nel suo ruolo, ma che come cittadina ovviamente potrà senz'altro continuare a darci il suo contributo che noi abbiamo apprezzato e continueremo ad apprezzare. Grazie a voi tutti della vostra attenzione. Ci rivedremo senz'altro, vi contatteremo e avremo modo di approfondire le singole questioni e le singole cose che possiamo fare insieme in uno scambio reciproco. Quasi tutti voi avete già compilato una scheda che abbiamo però lasciato. Coloro che non l'avessero fatto e desiderano collaborare e lasciare i loro riferimenti perché noi vi possiamo contattare, ma anche per segnalarci già da subito le vostre impressioni, le vostre idee, ecco, c'è la possibilità di compilare questa scheda che trovate sulla sedia. Vi ringraziamo tanto.
appuntamenti prossimi? Non abbiamo adesso un appuntamento ancora fisso, cioè determinato nella data, ma sicuramente ci rivedremo a breve, sia per il... ci sono, questi l'ha già ricordati, l'ha già ricordati prima lui. Ci rivedremo sicuramente per confrontarci sulla mobilità e sicuramente anche per presentarvi l'ulteriore progetto sulla salute. Grazie. Grazie a voi. Grazie.